Ed ora, gentili telespettatori, lasciamo da parte il calcio, lasciamo da parte le vicende di casa nostra. È uno scoop. Mastro Salandrino per voi, una chiacchierata a 360 gradi. Prego. Siccome nella sigla di una trasmissione famosissima ormai, una certa Maracanà, condotta dal bravissimo presentatore Matteo Monte, c'è stata alla fine. Grazie, caro. C'è stata alla fine un'immagine, la sua immagine col sigaro e c'era scritto "Fermate la catena di montaggio". È nata la curiosità intorno a questa affermazione. Ora abbiamo l'onore di averla qui. Ci può raccontare tutta la verità su questa vicenda. Prego. Questa versione che il signor avvocato Junior Mondi mi consideri di farla sapere è stato così. Un giorno nel 1983-84, non ricordo bene, una mattina di primavera entro nel mio negozio la finanza. Sa che la finanza porta paura a tutti. Come ci saluto? Buongiorno, maestro. Lei, signor Salandrino? Sì, prego. Dobbiamo fare visita. Beh, con una mia espressione, perché con una certa inadrenalina, come si dice, non lo so neanche chiamare, a prima mattina, mi dà questa sensazione di sfogarmo così, fermato alla catena di montaggio. E qui il maresciallo si è messo a ridere, è entrato. Dopodiché incominciano a scrivere il verbale. Scusi, ma lei facendo fermata la catena di montaggio, quanti operai c'erano quel giorno e quanti metri quadrati era il suo salone? Era soltanto io che lavoravo, quindi era stata una battuta da parte mia, umoristicamente parlante, perché non me l'aspettavo a prima mattina una visita del genere. E poi si continua. Loro verbalizzavano e io ho preso una penna e mi ho autodifeso scrivendo un'altra versione poi, che sarebbe così. Mentre loro scrivevano il verbale, io scrivevo: la Repubblica Italiana è fondata sulle tasse e il governo dell'ammucchiato vuole un litro di sangue da una formica. Scritto questo, il maresciallo a me mi guardava con un sorriso un po' euforico, dice: ma che cosa stai scrivendo? Lei scrive il verbale, io scrivo il mio verbale. A un certo punto mi ha chiamato di fermare il verbale, io ho dovuto fermare i suoi verbali, ma io non ho fatto fermare il mio, io l'ho esposto e mi ha detto: guarda, lei, complimenti, mi è piaciuto molto, è una cosa bellissima questa frase, però noi siamo esecutori d'ordine. Abbiamo fatto il nostro dovere, arrivederci e ciao. E questo è stato. Naturalmente poi, grazie anche a Pertini, lei il verbale non l'ha pagato. No, grazie al Tengo io. presidente Bertini, perché poi a loro fu registrato, perché non è che non avevo pagato delle tasse, era da parte, perché la legge non ammette ignoranze, che io delle ricevute di certe bollette che noi facciamo, lo dovevamo caricare che al momento io non è che sono un ragioniere. Non sapevamo, ci ha presi all'sprovvista e così sono andati i verbali. Un'altra cosa che l'ha resa, diciamo, più famoso di quello che già era, lei è vero che le piazze di Corigliano e le strade, lei si occupa di toponomastica, ha cambiato un po' i nomi. Brevemente ci può fare un elenco, però molto brevemente, per i telespettatori. Avevo detto già da una puntata che lì quella sera mi sono uscito spontaneo certe cose. Beh, mi è uscita via delle botteghe chiuse, perché è un'espressione evidente, testimonianza, se uno viene nella nostra città che è così. Poi io, da dove sto io, ho messo via dei cani randagici, che si prosegue per il palazzo dei promessi falsi. E qui io sono, già l'ho detto, lo posso ripetere. Poi abbiamo Rion Ariella che incomincia a tirare aria di chiusurella, poi si scende e si va al Palazzo degli Affari Loro, che il signor professor Miglio ci ha fatto una bella galleria. Tanti complimenti, perché
quelle che ci fa ricordare. Se dimenticate di scriverci, il passato è solo un ricordo, il resto poi la sua coscienza ci ha fregato soltanto di voto per il centro storico, che non ha fatto niente. E invece per quanto riguarda lo sport, la sua squadra del cuore? La mia squadra del cuore è sempre stata la Juve e sono sempre juventino, però sono uno sportivo, so considerare bene il gioco, bene il gioco che mi piace. Quando la mia squadra certe volte perde perché l'avversario è all'altezza, io condivido il discorso, non sono... E invece il giocatore preferito in assoluto? Ma allora in quei tempi, nei tempi miei, si mi considera, quando io ero giovanotti, il più grande, insomma, il mio giocatore che mi piaceva di più era Omar Sivori, perché faceva delle cose che, senza ipocrisie di dire altre cose, nel senso che oggi c'è una certa polverina, che si, tutte quelle cose che si mettono, si fanno per autofare la forza. Dopo Zeman anche Salandrino sta combattendo il doping nel calcio. Insomma, no, invece allora era più veritiera, più schiet, più persona, diciamo, più fisica, ma giusta. Ma politicamente, noi l'abbiamo l'Omar Sivori a Coria? Ma politicamente l'Omar Sivori ci sono, se è questione anche di valutare le situazioni. No, di polverina. No, di poter arrivare, diciamo, però non si dimenticano mai il centro storico, perché è stata la culla di dove sono nate queste che si mettono sempre a parlare. Poi voglio fare un altro tipo di discorso, qui stiamo miscelando adesso sport e politica, a me mi fa molto piacere, ma come fa a si dimenticare dove sono nate queste che vogliono fare la città nuova? Si dimenticare. Io vorrei fargli un accenno a questi signori: se il nostro materiale umano che ci ha servito da svariati anni a governare la nostra vecchia città dove loro sono nati, materiale umano anche un po' alterato a volte geneticamente, sì, avrebbero guidate e comandate la città e governate la città di Catanzaro Caraffa, non sarebbe successa la stessa cosa? La stessa cosa sarebbe, perché Catanzaro Caraffa e Corigliano ci hanno la stessa situazione. Noi siamo al degrado sfogliato e lì si fa sempre di salire sopra, anche che c'è Catanzaro Sale, Catanzaro Marine, come l'abbiamo noi, per noi l'abbiamo più meglio, però sono gli uomini, il materiale umano, lì tira aria di Pitagora, da noi tira aria soltanto di denaro. L'ho sentito già Pitagora? No, ma è di quelle parti, il DNA lì è diverso, lì Catanzaro tanti miliardi, ma devono andare lì gli uffici, le persone sono dovute stare lì, la gente vive, e poi c'è la città nuova come l'abbiamo noi, che è Catanzaro Sale. Per concludere, per i telespettatori, una perla di saggezza, un proverbio. Ma come direi, un proverbio, speriamo che le cose ritornino al meglio e che nasce qualche, come ho detto io, qualche Sivoro, qualche Maradona, qualche, come dice, qualche Pelé a livello politico, che può dare soddisfazione alla culla natale. Questo è il discorso, grazie. Grazie a lei per la sua simpatia e la sua cordialità. Grazie anche a te, Avvocato Monte Junior, tutti i complimenti, perché lei è davvero all'altezza di un DNA. Grazie.